sul libro L'Ortonovo degli Ulivi la storia della famiglia di mia madre. Nel lato materno, Carmine Baratta, bisnonno di Romano, aveva 5 figli. Essi erano in ordine di nascita: Francesco, Mauro, Giovanni, Nicola e Carmine. Il marchese, bisnonno in potenza di Romano, aveva disposto in modo che i beni non venissero ad essere suddivisi tra i 5 figli maschi e restassero un patrimonio comune. Questo atteggiamento dipendeva da un proposito di riappropriazione di quanto era già stato loro e gli era stato ingiustamente sottratto tempo prima. Infatti, 2 generazioni prima, molta parte di Ostigliano era stata loro e il destino era stato ostile. Gli aveva sbarrato le porte del possesso, aveva avuto sottratto tutto, perdendolo, messo all'asta. Il loro nonno era stato un eroe rivoluzionario, aveva combattuto contro i Borboni per l'unità d'Italia, partecipando ai moti cilentani del 1848. Scoperto, cercarono invano di incarcerarlo e poi gli sottrassero tutto e lo misero all'asta. Questi nipoti, questi 5 Baratta, figli di Carmine, figlio dell'eroe, dovevano riassumere il loro legittimo possesso perduto per l'atto virtuoso del nonno. Francesco, il maggiore, sarebbe stato la guida dei suoi 4 fratelli, che sarebbero vissuti tutti nello stesso palazzo della famiglia. Questa era stata la disposizione relativa al comando datogli dal marchese loro padre. Dei 5 Baratta si sarebbe sposato, per disposizioni date da Carmine, affidato alla Madonna del Carmine, fatte al fine di non dividere la proprietà, solo il figlio più giovane, Carmine, come il nonno, ed allevato con ogni cura ed ogni signorilità. Fatto davvero insolito. Gli altri fratelli avrebbero badato agli affari della casa e delle molte proprietà terriere di cui erano rientrati in possesso, guidati dal ferreo polso di Francesco Baratta, un potente affidato con il battesimo ad un santo che aveva scelto la povertà. Non si impediva agli altri fratelli una compagna, meglio se per giunta era anche una delle serve della casa, ma poi gli inevitabili figli che avrebbero avuto per destino solo la ruota del brefotrofio di Napoli. L'ultimo genito, Carmine, fu elevato come un signore, dalla fine educazione e sentimenti gentili. Fu mandato a studiare a Salerno e allevato nel miglior modo possibile. Come spesso accade quando non è la maternità a farla da la materialità a farla da padrona, come era accaduto a Romeo di Shakespeare, Carmine, della figlia dei marchesi, si innamorò della Giulietta del luogo, appartenente alla rivale famiglia dei baroni, che in Ostigliano si contendeva il primato, così come in Verona i Montecchi e i Capuleti. Una sera, con i fratelli e molti ospiti che attendevano a cena lui, il marchesino, che tardava troppo a venire, il fratello maggiore andò a cercarlo. Lo trovò all'ultimo piano del palazzotto, che scambiava segnali a distanza con la sua innamorata abitante in fondo alla via. Francesco aggredì il fratello in un modo così volgare ed ingiurioso, lì davanti a tutti, che quel giovane, cresciuto con ogni gentilezza di modi, domandò il permesso d'assentarsi ancora per un momento. Risalì all'ultimo piano per un ultimo saluto a lei e si sparò con uno schioppo piazzatosi sotto il mento, che gli schizzò il cervello fino al soffitto. Con la morte di Carmine finisce la poesia nella famiglia Baratta. Si deve passare alla prosa, perché tutti gli sforzi erano stati concentrati a che fosse Carmine il futuro rappresentante, l'unico che si sarebbe formato come un signore nello spirito, nei modi e nella cultura, il solo che si sarebbe sposato ed avrebbe assicurato discendenza. Deve iniziare un nuovo periodo in cui questo compito sarebbe stato di un altro dei fratelli, il penultimo, Nicola, anche se persona rozza
e senza cultura. Non era di gran cultura Nicola Baratta. Cercò e sposò Teresa Russo, futura nonna di Romano, una bella giovane della famiglia di Capizzo, un paese vicino. Non fu il matrimonio che Teresa voleva, perché la ragazza era innamorata di un giovane morra di quel paese. Ma quando a Mauro Russo, il padre di lei, Nicola, disse di non voler la dote, quello stiglianese, quello stile personaggio rispetto ai sogni e dagli affetti di Teresa, divenne immediatamente il genero ideale e a nulla valsero le preferenze della figlia. Il padre la convinse e lei mortificò il suo sogno. Teresa fu modesta e obbediente. Aleggiava anche la santità in quelle famiglie. C'era stata nella generazione precedente una Baratta che passava veramente per santa in Ostigliano. Le era stato combinato un matrimonio allo stesso modo. Aveva pregato Dio di non farla svegliare se quel matrimonio non era come lui voleva. E la mattina seguente la trovarono morta e tutta vestita da sposa. Nicola Baratta, da parte sua, salvò tutto il casato dei Baratta, sostituendosi a Carmine, morto suicida per l'affronto subito dal fratello maggiore. Infatti, accontentando le attese di tutti, nacque subito Carmine, l'erede maschio cui fu dato il nome del fratello di Nicola che si era ucciso per amore. Non fu una scelta molto felice in fatto di nomi, perché anche questo bambino sarebbe vissuto poco. Il nome Carmine nella famiglia Baratta sembrava maledetto. Eppure, se l'uomo conoscesse la vita concessa come il grande pericolo di perdere l'innocenza comune, avuta da tutti quando erano piccoli, si piangerebbe molto meno per la morte di un bambino, assunto in paradiso come un angelo. Angeli sono tutti i piccoli abortiti che, in cambio della vita privata, saranno messi in grado di gustare per intero quella data a tutti i vissuti nella grande opera del Creatore. Chi invece ha il dono della sua, sceglie ed assume i suoi gusti, e in base a quelli, poi, è non più in grado di gustare tutti quelli altrui. Anche Nicola, però, ha la vita molto breve e lascia Teresa prestissimo vedova. Nicola morì lasciando Teresa incinta da lui, e tutti davvero riposero molte speranze sul fatto che potesse nascere un altro figlio maschio, per quello che accadde all'improvviso. In rapida sequenza, prima che lei partorisse, le morirono prima Carmine, poi il marito che l'aveva voluta ed amata per se stessa. Tutti sperarono allora che da Teresa nascesse un altro maschio, ma venne Nicolina, il nome datole in memoria del padre appena morto, e la piccola si trovò, assieme a sua madre, ad essere intestataria ed erede di tutto il patrimonio dei Baratta. Quando accadevano queste cose ad Ostigliano, il patrimonio dei Baratta, perduto all'asta, era stato già in buona parte recuperato, rispetto a quello che era accaduto due generazioni prima, quando, a causa di un idealista rivoluzionario, tutto era stato alienato. Teresa ne aveva ormai abbastanza di tutti loro e delle loro concubine, di tutti quei bambini che nascevano ed erano portati via nottetempo, infagottati come se fossero stati dei capretti. Prese sua figlia e se ne fuggì, tornando a Capizzo dal padre. Francesco Baratta, il terribile primogenito che era il classico padrino, che dirigeva a modo suo non solo le cose della famiglia ma dell'intero paese, era intanto morto anch'egli. Era stato ucciso su mandato di un emigrato negli Stati Uniti, per vendetta alla sua estradizione addebitata a lui, quando i regnanti di Casa Savoia, appena fatta l'unità d'Italia, reintegrarono i potenti di quella zona, ma solo a patto che avessero prima estromesso tutto il caporalato.
fu un assassinio eseguito dalla guardia comunale del paese, un delitto confessato da lui in vecchiaia quando l'ex guardia, in preda ormai a sconvolgenti pentimenti e turbe mentali, passava ore a picchiettare disperatamente al battacchio del portone di casa Baratta affinché il defunto Francesco gli perdonasse quel crimine commesso contro di lui e ormai caduto anche in prescrizione. Teresa Russo, in verità Maria Teresa Russo, aveva trovato la forza ad andar via, già che Francesco, il temibile cognato, ucciso, non faceva più paura. Restavano, dei 5 Baratta maschi, soltanto Mauro e Giovanni, e non avevano intestato nulla. Toccò così a Giovanni, al più giovane dei due, secondo la loro assunta tradizione, il compito di mantenere in piedi la famiglia e la proprietà. Per farlo doveva recuperare quanto non era più loro di diritto, avrebbe dovuto sposare la cognata ed impedire poi a Nicolina di sposarsi. Si recò così a Capizzo con un biroccio, un calesse tirato da cavalli, ma Tresina, così chiamavano Maria Teresa Russo, non volle neppure riceverlo. Parlò allora al padre Mauro Russo e gli annunciò: «Voi siete una persona d'onore. La nostra famiglia, grande famiglia, se vostra figlia non mi sposa, è distrutta. Non si può farle un simile torto». A Capizzo Mauro Russo fece il gran gesto di chi si mette una mano sulla coscienza ed ordinò che figlia e nipote fossero condotte da Giovanni e caricate a forza sul loro biroccio per essere riconsegnate tutte e due e per divenire lei, Teresa, moglie di Giovanni Baratta, e la figlia, figliastra. Anche i fratelli, ridotti ormai a due soltanto, Mauro e Giovanni. Costrette a tornare ad Ostigliano, la piccola Nicolina fu presa in consegna della famiglia e Teresa Russo fu chiusa a chiave in camera e presa chissà in che modo e quante volte da Giovanni, finché restò in città. Solo un mese prima di partorire, Tresina si decise a sposare sull'altare quella patita violenza. Dalla violenza di Giovanni su Teresa, come per un castigo di Dio, una dopo l'altra e con cadenza biennale, invece del sospirato maschio, vennero al mondo in 10 anni Rosina, Mariannina, Alfonsina, Giovannina e Vittoria. L'ultima fu partorita il giorno della vittoria alla Prima Guerra Mondiale, con una coerenza inimmaginabile con quello che fu concretamente quella vittoria. La bambina morì pochi mesi dopo di vera fame, della mancanza del latte materno o di quanto altro potesse validamente sostituirlo. Infine, dopo i 10 anni di penitenza, venne finalmente al mondo Antonio, il sospirato maschio, il marchesino cui sarebbe toccato in eredità tutto se Nicolina, proprietaria del 50%, non si fosse sposata. Una eredità che Antonio ebbe, ma che salvò i Baratta nel loro apparente possesso solo per una generazione, in quanto Antonio avrebbe avuto poi solo due femmine, Maria Teresa ed Elsa, e con l'Elsa di quella spada, il casato di quei personaggi, sopravvissuto per le violenze fatte a Teresa ed oberato dai figli illegittimi, rifiutati e dalle tante altre prepotenze, sarebbe stato certamente reciso dal disegno di quanto deve naturalmente essere. Rosa, la figlia di Maria Teresa Russo, violentata e che si convertì, sposò il marito un mese prima che Rosa nascesse, nacque nel segno della croce, infatti nel giorno dell'esaltazione della Santa Croce, secondo la Chiesa Cattolica. E si tratta proprio della croce patita da sua madre, quella Russo da convertire nelle preghiere della Madonna di Fatima per il rosario, che fu iniziato proprio con mia zia Rosa.